Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e oggi sono qui con Diego Coccato per parlare di un argomento molto interessante per quanti interessati a vendere in Cina, ovvero di TP, cioè Tmall Partner. Ciao Diego. Ciao Tina, ti ringrazio innanzitutto per avermi dato questa opportunità di parlare di un tema che mi sta molto a cuore e che mi sono reso conto poche persone, diciamo in Italia, anche tra le aziende più importanti del panorama italiano, conoscono. Grazie ancora. Grazie a te per la tua disponibilità. Diego lavora nel business development per Genesis, che è appunto una TP, ovvero aziende partner ufficiali di Tmall. Ma prima di addentrarci nel merito, ti chiederei Diego di iniziare parlandoci un po' di te, cosa fai oggi e come sei arrivato a lavorare per una TP. Diciamo che la mia storia è un po' particolare. Fin da piccolo ero molto affascinato dalla cultura orientale, un po' più dalla cultura giapponese per tutto quello che è, diciamo, l'immaginario manga, e successivamente, dopo aver finito il liceo classico, ho deciso di studiare cinese, principalmente per una logica di utilità nel mondo del lavoro. Non immaginavo però poi di innamorarmi sia della cultura cinese che della lingua. Durante la triennale ho avuto anche la possibilità di passare un anno a Taiwan e appunto ciò mi ha permesso di migliorare moltissimo la lingua e di conoscere ancora di più la cultura. Tornato, mi sono laureato e ho deciso di cambiare, di studiare management internazionale, e durante questo periodo ho avuto di nuovo l'opportunità di andare nella stessa università di Taipei. Avevo insomma capito che il mio futuro sarebbe stato quello di lavorare nel settore del business con la Cina. Mi sono laureato in piena pandemia e la prima cosa che sono riuscito a trovare è stato un lavoro in Spagna, che però con la Cina non aveva niente a che fare, ma durante questo periodo ho avuto la fortuna di iniziare a collaborare anche con Genesis, appunto. Genesis è prima di tutto un TP, quindi un Tmall Partner. Nel mio caso specifico ci occupiamo di aiutare le aziende europee, ma anche occidentali in generale, a esportare in Cina, specificamente nel cross-border e-commerce, quel tipo di e-commerce che avviene attraverso due stati diversi. In merito a ciò ci sono molti vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la Cina. È il metodo più utilizzato in questo momento per le aziende occidentali di entrare, poiché si richiedono molti meno investimenti, molto più immediato, diciamo, anche attraverso l'utilizzo delle bonded warehouse, fondamentalmente dei magazzini nei quali si paga una fee periodica annuale per affittare questo spazio di magazzino, e nel momento in cui un nostro prodotto viene acquistato da un cliente finale, quindi cinese, il prodotto viene sdoganato e si paga il dazio. Perché è molto vantaggioso? Ad esempio, se azienda A ha 100 prodotti, lo sdoganamento avviene solamente per quei prodotti che vengono acquistati dal cliente finale. Inoltre è molto semplice spostare i prodotti nel caso in cui non si stanno vendendo, si possono prendere e riportare alla base, oppure prendere e spostare in una bonded warehouse in un'altra zona. Per questo è la forma iniziale più di successo che sta avendo l'e-commerce verso la Cina. Ci spieghi, Diego, più in dettaglio che cosa sono i TP, come operano e in che modo possono essere di supporto per quanti interessati a vendere in Cina su Tmall? Allora, i TP sono tradizionalmente chiamati Tmall Partner. Quindi cosa significa? Sono aziende che aiutano le aziende straniere ad utilizzare le piattaforme di Alibaba. Alibaba stesso richiede che le aziende straniere si interfaccino con questi TP affinché possano insomma utilizzare le loro piattaforme, proprio per una questione di difficoltà dell'uso delle piattaforme e anche per una questione di cultura e lingua. Diciamo che Alibaba ha anche delle politiche molto particolari per la vendita, e di conseguenza le aziende straniere che non conoscono il mondo Alibaba o anche in generale la Cina si trovano poi in difficoltà nel momento in cui si interfacciano con Alibaba stesso. Il termine TP sta cambiando molto ultimamente. Da Tmall Partner in realtà a livello internazionale vengono sempre più definiti come Trust Partner. Trust significa fiducia. Il TP non è più, diciamo, quell'impresa che ti aiuta a vendere su Alibaba, ma è quell'azienda che fondamentalmente si prende in carico del tuo brand in toto, quindi dal prodotto alla tua identità di brand, ai tuoi social network, fino alla logistica, e fondamentalmente vende per te negli e-commerce cinesi e ti sponsorizza. Quindi proprio trust, fiducia nei confronti di una impresa che si sostituisce a te, azienda occidentale, per fare business in Cina.
Un brand straniero deve affidarsi al 100% perché, specialmente all'inizio, fare business in Cina è molto difficile per problemi culturali, di lingua, di distanza, ma anche perché è necessaria una strategia omnichannel che altrimenti non saprebbe fare di per sé. Un rebranding, quindi, insomma, della definizione originale. Esatto, è sempre più un rebranding. Quali sono, secondo te, Diego, nella tua esperienza, le maggiori difficoltà riscontrate dalle aziende, soprattutto italiane, a immettersi nel sistema cinese? Allora, ultimamente sto parlando con molte aziende, tra cui anche aziende grandi. Ho notato che c'è una concezione della Cina e del fare business in Cina un po' datata, tra virgolette, o comunque un po' distorta. Si pensa che il solo essere, avere prodotti che siano, insomma, made in Italy, possa veicolare il tuo business in modo molto soddisfacente e di successo in Cina. Questo è sbagliato, assolutamente. In realtà è sempre stato sbagliato in un certo senso. Il fatto è che prima c'era meno competizione, quindi era più facile. Oggi, praticamente, basare la tua strategia sul made in Italy è assolutamente un metodo per sbagliare e per perdere tanti soldi. Quindi, una delle cose più importanti dell'entrare in Cina è scegliere un partner giusto. Perché? Il primo motivo è che il mercato cinese è saturo, in un certo senso, in questo momento. Soprattutto per quanto riguarda le aziende straniere. Ci sono tantissime aziende straniere che lavorano in Cina e c'è una fortissima competitività. Questo potrebbe far scoraggiare molte aziende, ma in realtà ricordiamoci che un mercato competitivo molto spesso è simbolo di una certa awareness dal punto di vista del consumatore finale, che inizia ad accettare, a conoscere i prodotti stranieri. E ricordiamoci che la competizione è fondamentalmente un requisito fondamentale di ogni mercato in salute. Di conseguenza è sì difficile fare business in Cina, ma nel momento in cui viene fatto in maniera corretta, in maniera giusta, si possono avere dei grandi benefici. A tal proposito, qual è il modo classico in cui si muovono le aziende italiane quando decidono di vendere in Cina e come potrebbero essere diverse le cose se si optasse per un TP? Per quanto riguarda nello specifico le aziende italiane, sto notando che molte aziende vanno in Cina attraverso i cosiddetti importatori, che acquistano una gran quantità di prodotti dalle nostre aziende, soprattutto prodotti di consumo. Qual è il problema di ciò? Queste aziende comprano direttamente, quindi nel momento in cui le nostre aziende lasciano i loro prodotti, perdono completamente tutto il controllo che hanno sui loro prodotti, sia dal punto di vista del prodotto in sé, ma anche dal punto di vista del brand. Cosa succede poi in Cina? Il prodotto in Cina viene svenduto, poiché questo tipo di aziende hanno come obiettivo principale le vendite. Non gli interessa creare una sorta di fidelizzazione del cliente, non interessa valorizzare il brand, ma interessa fondamentalmente vendere tutti i prodotti che hanno acquistato dalle aziende italiane. Utilizzano politiche di prezzo molto aggressive e non lavorano proprio nel creare, insomma, l'identità di brand. La stessa cosa succede utilizzando alcuni TP. Ci sono aziende che si rivolgono a TP. Il problema è che molti TP cinesi, prevalentemente cinesi, hanno un po' lo stesso approccio. È una cosa culturalmente più cinese, un metodo più cinese di fare business. Proviene da una concezione culturale diversa dalla nostra. Di solito fanno contratti di un anno perché sanno che c'è un forte turnover tra le aziende e spingono i prodotti dell'azienda soprattutto attraverso politiche di prezzo. Le aziende italiane, dopo un periodo in questo modo, capiscono che la loro brand reputation sta peggiorando in Cina, poiché i prodotti vengono sempre più percepiti come un qualcosa di molto economico e magari non di grande qualità. Quindi decidono di cambiare partner, ma ritrovandosi frequentemente sempre nella stessa situazione. Quindi, diciamo, anche aziende molto importanti del panorama italiano mi hanno, insomma, testimoniato questi problemi. Quindi importantissima la scelta del partner giusto, che possa essere di aiuto piuttosto che di intralcio alla fine, e altrettanto importante quindi avere una visione di lungo termine in cui si cerca di perseguire degli obiettivi, appunto, più di lungo termine e non limitata alla mera vendita a tutti i costi quest'anno e oggi, ma che potrebbe penalizzare il futuro prossimo. Dati però tutti questi potenziali problemi che ci hai appena descritto, Diego, quali consigli ti senti di dare alle aziende per la scelta di un buon TP?
Innanzitutto, il primo è quello di non scegliere mai il primo partner che si trova attuando una ricerca di mercato. È sempre bene valutare più partner, anche più modelli di business, per poi effettuare una scelta. Il secondo consiglio potrebbe essere quello di controllare sempre le varie referenze, cioè nel momento in cui si trova un partner e si pensa che possa essere, insomma, la scelta giusta, di andare a chiedere ad aziende che hanno già lavorato con quel partner, diciamo, una recensione fondamentalmente. Il terzo punto che mi sentirei di dire, sembra brutto però, di non fidarsi mai di tutto quello che si sente. Loro prometteranno tante vendite sicuramente e magari riusciranno anche a farlo, però bisogna sempre poi contestualizzare e cercare di capire che il contesto Cina non è il contesto europeo. È molto importante in Cina avere una visione a lungo termine, è fondamentale, è l'unico modo. Con una visione a breve termine è facile, tra virgolette, bruciarsi molto presto. Quindi se in un primo momento si va in perdita, non è un problema. Bisogna improntare una strategia, anche grazie all'intermediario, che sia almeno di, io consiglio sempre di 3 anni. Magari il primo anno con delle perdite, ma per raggiungere poi il punto di bilancio nel secondo, nel terzo anno. Ma raggiunto il punto di bilancio, il percorso sarà sempre a salire, assolutamente. Qual è, a tuo parere, un grande punto di forza dell'ETP che li rende competitivi e altamente efficienti nel supportare le aziende straniere che intendono avventurarsi nella vendita online in Cina? Il punto di forza di un ETP è che fondamentalmente ha la knowledge, come si suol dire, della Cina, cosa che le aziende italiane o anche europee, insomma, non possiedono assolutamente. Un TP, nel momento in cui si sceglie, naturalmente bisogna affidarcisi quasi al 100%, perché è veramente colui che sa come fare. Un TP all'interno ha vari team, vi è il team di e-commerce, vi è il team del marketing, il team della logistica, che si occupano in sinergia di avere il miglior risultato possibile per il tuo brand. È come se sostituissero te e quindi hanno una certa flessibilità, insomma, nel mercato cinese. Diciamo che tradizionalmente i TP hanno sempre avuto gli stessi modi, insomma, di fare business in maniera molto tradizionale in Cina, ma devo dire che ultimamente stanno cambiando, si stanno accorgendo che ci sono nuove tecnologie, nuove cose che possono fare per migliorare il loro operato. Una delle cose che stanno cambiando molto da parte dei TP è innanzitutto la nascita di TP interculturali. Per quanto riguarda il mio caso specifico, ad esempio, Genesis è un'azienda spagnola di origine, il nostro amministratore delegato è spagnolo e tutti i nostri manager principali sono europei. Inoltre, anche le persone cinesi sono persone che hanno studiato in Europa oppure hanno sempre vissuto in Europa. Qual è il vantaggio di avere un team interculturale all'interno di un TP? Il vantaggio prima di tutto è la comunicazione con le aziende. Il mindset di un'azienda occidentale è lo stesso di un manager occidentale. Allo stesso tempo il team è per la maggior parte cinese, cioè tutte quelle persone che vanno ad effettuare task operativi come il marketing o come la logistica o l'e-commerce sono cinesi, quindi conoscono al 100% il mondo cinese. Inoltre il fatto di avere un team, soprattutto ai vertici, interculturale è molto buono, poiché tutte le decisioni che vengono effettuate hanno come obiettivo la valorizzazione e il creare solidità al brand in Cina. La multiculturalità sicuramente è un grande punto di forza quando si opera in un contesto del genere. Ma parliamo di nuove tecnologie e big data, che sono ormai considerati il nuovo petrolio. Che ruolo hanno o potrebbero avere nel contesto dei TP? A che punto siamo nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale in questo campo e cosa possiamo aspettarci in futuro? Siamo ancora in una fase di sperimentazione, se vogliamo, ma proprio il fatto che comunque in Cina molti dati siano aperti per le aziende, anche per tutto quello che riguarda il consumatore, si può avere accesso a moltissimi dati in maniera legale rispetto all'Europa o comunque agli stati occidentali. Questo ci permette di avere una forza maggiore per quanto riguarda l'utilizzo dei dati. Nel mio caso specifico abbiamo un data team all'interno dell'azienda stessa che ha creato un software. Inizialmente era utilizzato da noi e abbiamo deciso di renderlo SaaS, quindi accessibile a tutti con una fee mensile. Si tratta di un software basato completamente sui dati che riusciamo a ricavare dalle varie piattaforme e-commerce e dai social network, e ti permette di avere un'infinità di dati che si possono poi anche unire tra loro in tempo reale, tutti in un'unica piattaforma. Queste soluzioni, appunto, basate sui big data saranno sempre più utilizzate dai TP, che non potranno farne
farne a meno, e saranno poi fondamentalmente un vantaggio competitivo enorme per quanto riguarda le aziende che operano in Cina. In Cina, essendo un mercato molto complicato, molto competitivo, utilizzare questo tipo di tool è fondamentale, poiché ti permette di prendere decisioni in maniera molto rapida. Il prossimo step è far diventare questi tool predittivi. Quindi attraverso il deep learning, attraverso questo tipo di applicativi, si arriverà a un punto in cui, grazie alla grande quantità di dati che si possono raccogliere in Cina, questo tipo di strumenti ti daranno anche dei suggerimenti su come proseguire. È giusto dire, naturalmente, che poi sarà sempre l'uomo a prendere la decisione finale, però questo tipo di strumenti possono essere molto utili e molto efficaci, o almeno possono guardare dove noi non riusciamo. Per quanto riguarda invece il marketing, vorrei citare le tecnologie di realtà aumentata o comunque tour virtuali. Si tratta comunque di metodi che stanno avendo molto 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 successo in questo momento in Cina, soprattutto per quei consumatori un po' di nicchia che acquistano prodotti anche di un certo livello e che vogliono avere quella knowledge, quelle informazioni in più sui prodotti che acquistano. Quindi, per fare un attimo un recap di quanto detto, coloro che sono interessati a vendere online in Cina possono trovare nei TP dei partner che possono semplificare di tanto il loro percorso grazie alla loro expertise nel mercato cinese e anche al crescente utilizzo delle nuove tecnologie. Ma bisogna comunque prestare attenzione a chi si sceglie di affidarsi ed è sempre importante accertarsi che sia il partner giusto, magari controllando che abbiano un'effettiva esperienza nel settore di interesse. Il rischio di scegliere un TP a caso e che non capiscano come valorizzare il brand al meglio, e di conseguenza diventerebbe un'ulteriore difficoltà che si potrebbe benissimo evitare facendo i dovuti controlli preventivi. E bottom line, valida in realtà per chiunque abbia intenzione di entrare nel mercato cinese sotto qualunque forma, è importante avere una visione di lungo termine sugli obiettivi che si vuole raggiungere e agire di conseguenza. Non fermarsi quindi a perseguire degli obiettivi di vendita a qualunque costo, anche a quello di deprezzare il brand, insomma, nel lungo termine, perché soprattutto per i brand italiani c'è sicuramente ancora tanto potenziale inespresso, ma l'arena dei competitor è vasta e molto preparata, e per raggiungere un buon posizionamento all'interno del mercato cinese occorrono tempo e risorse, e aggiungerei anche tanta pazienza e flessibilità. Assolutamente. Quindi avere chiaro in mente dove si vuole arrivare nel caso specifico della vendita online. I tipi giusti possono essere di grande supporto grazie ai loro servizi specifici pensati proprio per facilitare le vendite su Tmall. Io ti ringrazio molto, Diego, per essere stato con noi. Sì, Tina, ringrazio te innanzitutto, e per chiunque voglia approfondire questo argomento potete trovarmi su LinkedIn o da qualsiasi parte. Sarei felice di approfondire e di darvi anche altre informazioni. Speriamo, insomma, in questi pochi minuti di avervi dato una panoramica comprensiva di questo aspetto del vendere in Cina e di cui si parla poco, e per altri contenuti specifici potete entrare nel gruppo Vendere in Cina, dove ogni settimana proponiamo focus su argomenti specifici sulla Cina e sul mercato cinese. Noi ci sentiamo settimana prossima. Zaijie! Zaijie!